Prendiamo una padella, mettiamo un filo d'olio, accendiamo il fuoco, rompiamo due uova, mettiamo un pizzico di sale e le sbattiamo per fare una frittata. Distribuiamo bene l'olio. Rovesciamo le uova sbattute col sale, quando si stacca bene, la giriamo. Quando comincia a essere colorata sotto, la mettiamo in un piatto e la giriamo. Aspettate che si è... Ah, vai giù! Così. Poi, siccome ho avanzato delle fettine di salame, mettiamo, o se volete, quello che potete mettere, quello che volete, il prosciutto. Io ho avanzato quelle fettine di salame qua. Poi mettiamo sul minimo e tagliamo una mozzarellina, io senza lattosio. Così. La chiudiamo a metà, schiacciamo bene una parte e dall'altra e il nostro calzone di frittata con mozzarella e salame è pronto. Ecco qua. Meraviglia. Buon appetito!